Buongiorno e benvenuti a questo breve documentario FAI, Colline Novaresi, nel quale tratteremo un argomento molto importante per le culture contadine dei nostri territori, almeno fino alla metà del secolo scorso. Le rogazioni. Dovete sapere che le rogazioni nel cattolicesimo sono delle preghiere, degli atti penitenziali o delle processioni propiziatorie per il buon esito delle seminagioni. Hanno lo scopo di attirare, hanno la finalità di attirare la benedizione divina sull'acqua, sul lavoro dell'uomo, sui frutti della terra. Si dividono in rogazioni maggiori e rogazioni minori. Le rogazioni maggiori hanno un'origine molto antica, si rifanno al paganesimo, le ambarvaglia. I riti dell'ambarvaglia comprendevano delle processioni per chiedere il buon esito dell'annata agraria, tant'è che durante lo svolgimento delle stesse venivano elevate delle preghiere alla dea Cerere. Il rito dell'ambarvaglia più importante era quello che si svolgeva nel calendario odierno rispondente al 25 di aprile. Le rogazioni o litanie minori furono istituite intorno al 474 da San Mamerto, vescovo di Vienne in Francia, e sono un ciclo di processioni mattutine in campagna con mete prestabilite e in giorni prefissati. Anch'esse hanno lo scopo di scacciare il male e di chiedere il buon esito del raccolto e delle seminagioni. Ma come nasce questa tradizione cristiana? Si narra che nella notte della vigilia di Pasqua, durante le funzioni religiose, all'interno della cattedrale di Vienne scoppiò un violento incendio. Tutti i fedeli corsero fuori per mettersi in salvo, tutti, tranne il vescovo Mamerto, che rimase in piedi davanti all'altare, pregando Dio che arrestasse l'incendio e salvasse la cattedrale. E così andò. I fedeli, rientrati in chiesa, videro che nulla era stato modificato e che le uniche fiamme presenti all'interno della cattedrale erano quelle attribuite ai cieli sacri. Quella stessa notte, il Santo Vescovo pensò di fare una proposta di preghiera ai fedeli, una rogazione, dal termine latino rogatio, che stava a significare, utilizzato nell'antica Roma, proprio per denotare una proposta di legge nata direttamente dal popolo. Una sorta di preghiera, dunque, per ringraziare Dio del pericolo scampato e per prevenire ulteriori disgrazie in futuro. Il Concilio di Orléans, nel 511, decise di estenderla su tutta la Gallia appena conquistata dai Franchi e da lì si estese poi alle Alpi e ai Pirenei. A Sizzano, come in altre località del Novarese, si è mantenuta viva fino ai giorni nostri la tradizione di voler rappresentare il male con un drago mitologico. I sizzanesi, citando l'ultimo verso della litania trionfale del drago sconfitto dalla croce, hanno sempre chiamato falce dragone. Era questi un animale mitologico, simile ad un uccello di latta, con ali e coda snodabili. Veniva appoggiato su un bastone e portato in processione accanto ai simboli sacri del cristianesimo. Rappresentava il male, il demonio, ovvero tutto ciò che di funesto poteva accadere durante l'anno. Gelo, siccità, alluvioni, incendi, grandinate, flagelli e molto altro. Rendendolo innocuo nel modo in cui vedremo, si esorcizzavano così le paure e i pericoli che da sempre hanno accompagnato la vita dei contadini. I simboli sacri erano la croce, i cilostar, degli antichi portaceri che ancora oggi vengono utilizzati durante le processioni, e le crocette di cera da applicare nelle stazioni di sosta lungo il percorso. Al falce dragone veniva messo nel becco un tralcio di rovo irto di spine, mentre i simboli sacri erano ornati con fiori da contrasto che venivano prelevati durante il percorso processionale. Gli itinerari e le date erano fissi. Il 25 aprile, festa in onore di San Marco, dalla chiesa parrocchiale la processione partiva in direzione collina per giungere alla chiesa dedicata a San Giuseppe. Nei tre giorni antecedenti la festa dell'Ascensione venivano esauriti gli altri itinerari. Il primo giorno antecedente la festa dell'Ascensione, partendo dalla chiesa parrocchiale, la processione e percorrendo la strada Carrale di sopra, arrivava in collina alla cappella di San Bartolomeo, in dialetto sizzanese San Baltramè. In quel luogo
Il sacerdote, sul culmine di una collinetta, benediceva la campagna ed invocava la protezione divina dalla folgore, dal terremoto, dalla tempesta e dal flagello. Chiaramente tutte le preghiere erano recitate in lingua latina. La processione poi proseguiva, sempre attraverso la collina, in direzione di San Clemente, luogo dove ci troviamo in questo momento, per poi giungere alla Cappella di Sant'Antonio, che è una cappella posta lateralmente alla strada provinciale in direzione comune di Gemme. In quest'ultimo luogo veniva abbassata la prima ala del falce dragone e la processione, sempre in preghiera, tornava alla chiesa parrocchiale. Il secondo giorno, antecedente alla festa dell'Ascensione, la processione partiva dalla chiesa parrocchiale e raggiungeva in campagna la Cascina Colombara, poco distante dalla quale sorgeva il Lazzaretto, antico ricovero per i malati di peste. In questo luogo venivano recitate le preghiere per la benedizione per i campi e le esequie per i morti. La processione poi proseguiva sempre attraverso la campagna in direzione della cappella dedicata a San Giulio o Chiesuolo, in dialetto sizzanese si chiama Gesù. In quest'ultimo luogo veniva abbassata la seconda ala del falce dragone e la processione, sempre in preghiera, ritornava alla chiesa parrocchiale. L'itinerario del terzo giorno era molto più breve. Partendo dalla chiesa parrocchiale si raggiungeva la chiesa di San Rocco, dove ci troviamo in questo momento, per poi giungere al secondo lazzaretto posto al centro del prato dietro al paese, il cosiddetto Pradare. La processione poi proseguiva in direzione del santuario mariano Santa Maria. In quest'ultimo luogo il falce dragone veniva mutilato della coda, simbolo che senza coda non avrebbe più potuto volare, pertanto non avrebbe più potuto portare flagello nelle campagne. Da notare è la posizione del falce dragone durante i giorni di processione. Nei primi due giorni il falce dragone è posto davanti alla croce, mentre il terzo giorno, con le ali abbassate e la coda mutilata, segue la croce, simbolo della sconfitta del male per mezzo della croce trionfale. La figura del drago processionale nel Novarese fu istituita molto tempo dopo rispetto all'istituzione delle rogazioni, si ritiene nell'ultimo scorcio del Medioevo. Questa interessante devozione durò fino alla metà degli anni 60 del secolo scorso, grazie e soprattutto all'assidua partecipazione dei sizzanesi. Un caro saluto a tutti, in particolar modo agli amici del FAI.